E andiamo invece a Forlì, dove abbiamo intervistato Francesco Landi, medico dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale Morgagni Pier Antoni di Forlì, ma soprattutto coordinatore nazionale della Campagna Viva per la rianimazione cardiopulmonare. Campagna Viva che vivrà anche quest'anno, ad ottobre, una settimana dedicata alla sensibilizzazione sul tema. Passata da poco, però, la prima metà dell'anno, sentiamo come procede la campagna che proprio ultimamente ha trovato nuovi preziosissimi partner in servizio. Siamo sia a livello nazionale che a livello locale, stiamo organizzando appunto la campagna Viva 2014, che quest'anno sarà incentrata molto sulle scuole e sullo sport, mentre l'anno scorso abbiamo dato un po' il tiro concentrandoci in casa, fuori casa, cioè in tutti i luoghi dove l'arresto cardiaco poteva avvenire. Quest'anno abbiamo pensato a livello nazionale che occupandoci prevalentemente delle scuole e dello sport, in realtà sensibilizziamo la gran parte della persona, perché poi il ragazzo è quello che poi in futuro diventerà, si occuperà appunto, si interesserà anche a livello familiare, quindi diffonderà la cultura del messaggio cardiaco anche nella propria famiglia oppure nell'ambito dove poi si inserirà. E quindi siamo concentrati molto in queste due fasce, appunto le scuole e lo sport, quindi la sensibilizzazione al massaggio cardiaco, cioè insegnare alla popolazione, ai ragazzi, ad eseguire il massaggio cardiaco e insegnando delle semplici manovre che tutti sono in grado di fare, senza necessità di essere dei professionisti, appunto dei sanitari. Noi, grazie al contributo di partner quali il dottor Versari di Estados Caffè, Vincenzo Sospiri, di Aeronova, ecco, ci stanno dando una gran mano a diffondere questo messaggio che noi appunto stiamo cercando di sensibilizzare la maggior parte della popolazione. Grazie a loro appunto ci stanno rendendo la vita più facile appunto per far questo.